Ciao a tutti. Allora, un vecchio detto dice: fare di necessità virtù. Siccome avevo bisogno di avere un pattern di quelli impostati nella silhouette portrait, e in nessun video italiano c'è scritto come importare pattern. Allora, cosa ho fatto? Sono andata ad Intuito. Allora, qui mi dice aprire finestra modello riempimento. E guardate che cosa ne è uscito. Questo, scusate la tosse, ma allora, che ne so, vogliamo questo. Lo vedete? Sì. Questo pattern, però ovviamente vedete, non è che lo selezionate e va direttamente come si dice, nel foglio di lavoro. Per cui cosa ho fatto? Aspettate che avete il riflesso della finestra. Sono andata su disegna un rettangolo nelle icone di sinistra. E disegnando il mio rettangolo, vedete, mi è uscito il pattern, però io non volevo dei pallini così grossi, per cui andando sempre nel modello di riempimento, qui sotto c'è scritto opzioni avanzate, per cui correggi, estendi, poi scala del modello. Allora, siccome erano troppo grandi i pallini, perché voi dovete far conto che questo è un A4, dipende da quello che volete fare, a me non andavano bene, per cui sono andata riducendoli. Andando a ridurli, teoricamente, aspettate. Com'era? Ok, vediamo se me lo dà. Ah, questo è 500. Tonta. Dovete evidenziare l'immagine e poi piano piano ridurre. Man mano che voi ridurrete la scala del modello, si ridurranno i pallini, di conseguenza aumenteranno. Per cui, che ne so, a me va bene. Olè. Lo mettiamo 17. Ecco, questo va bene per me. Adesso, le opzioni sono due. O, ok. Togliete il riquadro, per cui poi a questo punto, che ne so, potete andare a fare le vostre immagini. Io sinceramente, avendo la carta adesiva, preferisco farmi la 4 così e poi ritagliarmi quello che mi serve. Allora, un momento di congenerazione. Andiamo su l'icona, ovviamente stampante accesa. Vado sull'icona invia alla stampante. Ho già il foglio adesivo nella stampante. Scusate la tosse, ma cioè, boh, quest'anno come 2 anni fa non esco fuori. Ok. Adesso, quando lo carica tutto, sentite che sta stampando. Ok, adesso con calma, piano piano, vi giro. Anzi, no, facciamo una cosa. Vi porto direttamente, non fate caso ai pennelli da nail art, ma in questo laboratorio c'è di tutto e di più. Ok. Ok.
Come potete vedere, il mio foglio A4 è perfettamente stampato con uno dei pattern della silhouette. A questo punto non mi resta altro che fare i miei adesivi. Allora, aspettate che libero. Allora, lo mettiamo qua, lo infiliamo, ovviamente, scusate se vi sposto, ma siete leggermente in mezzo ai piedi. Ok, perfetto. Il foglio è inserito. Adesso non devo far altro che andare a decidere che cosa voglio mettere come disegno, no? Allora, qui c'è tutto il mio ambaradanci ciccocco, tre civette sul comò. Scelgo i banners. Se me li dà. Ok, come potete vedere, ve li no, ecco. Posso spostare il disegno e applicare. No. Allora, sapete cosa faccio? Io li giro, non mi piacciono così, non lo so perché. Vediamo, capovolgi orizzontalmente. Ecco, così lo preferisco. Eccolo qua. Ok, tanto io non ho più il foglio bianco, io ho sempre questo. Per cui, intanto li riduco perché sono enormi. Poi posso di nuovo capovolgere. No! Capovolgi! Ok. Volevo mettere duplicare. E in modo che mi posso fare più banner. Ecco qui. Mi sa che ce ne sta ancora uno. Duplichiamo. Andiamo sotto. Posso farne, aspettate, posso duplicare, ma a questo punto girarlo in modo che ce ne siano ancora due. Per cui duplichiamo così e andiamo sotto. Ok, a questo punto non devo far altro che inviare alla silhouette il comando di che cosa devo tagliare, per cui nel mio caso carta adesiva bianca, perché non dimentichiamoci che è carta adesiva bianca. Inviamo e adesso, come potete vedere, mi sono fatta fuori un altro mezzo litro di bibitone. No, voilà, c'è un caldo veramente torrido. E siamo solo a maggio. Pensate cosa ci sarà ad agosto. E vabbè, allora aspettiamo che la nostra dolcissima e amatissima portrait finisca il suo lavoro. Intanto, che cosa vi posso raccontare? Niente, che questo bibitone a limone, fragola e zenzero, potete vedere lo zenzero miseramente lasciato lì perché piccante, è veramente, a parte un ottimo dissetante, ma io mi sono resa conto che è anche molto molto depurativo. Dai, abbiamo quasi finito. Olè! Adesso vi faccio vedere le mie bandierine adesive. E voilà, le jeux sont faits. Se avete domande, chiedete pure. E che dire? Buona creatività a tutti. Ciao! Controordine. Niente, buona creatività a tutti. No, bugia. Allora, siccome mi sono resa conto che qui sotto ho avanzato un pochino di carta adesiva e non voglio sprecarla. Sapete cosa faccio? Mi faccio il mio nome, l'adesivo col mio nome, per cui
Vado qui, ma sì, andiamo. Ehi, tu. Devi andare prima su l'icona testo, poi vai qua sul tuo font e a questo punto schiacci e scrivi. Mi sa che è troppo grande. Allora, aspettate che... no, dai. Caterina. Opla. No. Ok, come potete vedere, è già con i pallini. Adesso ve lo ingrandisco, guardate. Allora, per ingrandirvelo devo fare così. Guardate, vedete che ha i pallini. No, non vedete niente perché, però forse qui riuscite un po' a vedere che ci sono i pallini all'interno. Ma a me, sinceramente, non interessa. Questo andava bene nel caso in cui io avessi avuto ancora il foglio adesivo bianco e a questo punto avessi voluto mettere nella scritta Caterina questo pattern, oppure un altro. Ad esempio, vi faccio vedere. Vado sempre qui dove c'è scritto modello di riempimento. E decido, aspettate che vi giro, forse se vi giro vedete. E avessi voluto metterci questo. Vedete com'è cambiato il pattern all'interno? Guardate, eh? Ok, così riuscite a vederlo meglio. Più lo ingrandisco, più riuscite a vedere bene. Comunque, a me questo non interessa, a me adesso interessa solo fare la scritta, per cui ritorno al mio Caterina normale, vado un pelino più in giù perché tanto ci stiamo ancora, però a questo punto devo, non è che posso ritagliarmi di nuovo questi, per cui li tolgo. Tolgo tutto questo ambarabancicicocco, come diceva mia figlia da piccola. Ambaradan, ambarabancicicocco, va bene. Ok, adesso vado con la scritta Caterina, che non importa che abbia il pattern, perché tanto non mi interessa. E vado a... Devo solo carta adesiva bianca, ovviamente. Invio a Silhouette. Adesso vi faccio vedere la mia C. Vedete? E poi tutto il resto della scritta che se ce la faccio ve la tolgo alla velocità della... Questa è la A. Queste letterine andranno dritte filate sulla mia lampada LED. Così, con la scusa, oltre agli adesivi, mi sono anche fatta il nome da mettere sopra la mia lampada LED. Questa volta è tutto sul serio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!